È stato firmato stamane nella sala giunta del Comune un protocollo d'intesa tra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e i presidenti degli ordini e collegi professionali di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Obiettivo è lavorare insieme al programma di interventi finalizzati all'acquisizione delle certificazioni antincendio per le scuole comunali. Sono interessati 220 edifici che o non hanno ancora il CPI o lo hanno scaduto in fase di rinnovo. È il primo momento, quindi ben 220 edifici saranno ovviamente coinvolti dalla scelta di professionalità, di tecnici abilitati che si occuperanno, le prenderanno in cura. Il protocollo approvato in giunta nei giorni scorsi fa seguito ad un ciclo di incontri avviato da tempo dall'amministrazione cittadina per fronteggiare al meglio il tema della sicurezza negli istituti scolastici. A tal fine il Comune affiderà a professionisti abilitati le attività per il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi degli immobili scolastici suddivisi per municipalità. Con risorse del Patto per Napoli si metteranno in sicurezza sotto il profilo della prevenzione antincendio tutti gli edifici scolastici della nostra città che ne hanno bisogno, quindi è davvero un atto importante, una città in cui tutti contribuiscono alla sicurezza e alla rigenerazione urbana e siamo davvero soddisfatti perché in questi anni abbiamo visto quanto i professionisti con competenze e passione vogliono dare per la nostra città. Le risorse stanziate per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro provengono dalle azioni previste nel patto per la città di Napoli e da queste seguiranno nei prossimi anni ulteriori investimenti anche per la messa in sicurezza antisismica. Seguirà in una programmazione triennale l'impegno di circa 30 milioni di euro sull'edilizia scolastica, sulle perizie poi anche antisismiche, sulla messa in sicurezza antisismica laddove verranno individuate le misure e le azioni da compiere.